torniamo con il nostro raccontiamoci. Ci siamo spostati solamente, abbiamo fatto pochi gradini e dalla cattedrale di Trivento siamo scesi nella cripta. Il nostro ospite squisito, Don Domenico Fazioli, ecco, ci racconta anche questa parte storica importantissima per Trivento, ma non solo per Trivento. Vorrei approfittare, Don Mimì, se mi permette, di dire che ecco, la cattedrale di Trivento e la cripta fanno parte ecco, di quella iniziativa del FAI molto importante, che è quella della scegliere il luogo del cuore. E quindi insomma vuol dire che se in Italia ci sono dei luoghi da segnalare, probabilmente ecco, questo di Trivento è un luogo. Questo è un vero gioiello. Esatto. Un vero gioiello, una perla che si è conservata nel tempo e che noi dobbiamo avere l'onore e l'onere di tramandare ai nostri posteri. E quindi di valorizzarla anche attraverso la conoscenza. Allora, sì. Domini, ma io ringrazio perché da quando ha trasmesso le messe del Vescovo vedo che molti vengono e chiedono della cripta, mentre prima passavano su e se ne andavano, adesso vengono da fuori e la prima cosa che dico: dove sta la cripta? Perché l'abbiamo visto per televisione, quindi voi avete reso un grande servizio alla nostra diocesi e oggi di questo vi ringrazio. No, grazie a noi e a voi. Oggi cerchiamo di allargare il discorso, sì, come dire, quindi di parlare ecco, non soltanto di una citazione, ma di fare proprio la visita a questo luogo. Allora, dobbiamo partire dalla storia. Certo. 83 avanti Cristo. Strabone, uno storico romano, dice che a Roma c'è un generale che dice così: non dormo tranquillo finché un solo sannita è vivo. Chi era questo Silla? Nell'83 viene a Trivento, distrugge, brucia, butta il sale. Perché? Perché nelle guerre sannitiche i sanniti, le forche caudine, avevano rimandato i soldati senza le armi a Roma. Certo, era successo umiliati, quello. E l'umiliazione più grande, dopo 200 anni ancora si ricordava di questo. Il Senato romano però nell'82 prende una tribù della Liguria che si chiamava Voltigna e la insedia a Trivento. A Trivento c'era come capo di questa tribù questo Publio Florio, che secondo me è l'unico che ha capito il nostro territorio. E mi spiego. Noi abbiamo avuto dei personaggi che sono venuti dal nord, hanno preso i soldi della regione, dello Stato, dell'Europa, hanno fatto un mezzo movimento di terra e se ne sono scappati. Questo appena viene a Trivento, e che devo fare qua? Guarda il terreno nostro è argilloso. Sì. Mette delle fornaci di anfore, perché ai romani andavano in Egitto, Grecia, Sicilia a prendere grano di oro. Allora lì c'è uno di Larino, Cruenzio, sì, viene, carica e vende a Roma. Tra i due, come succede nelle famiglie, se uno presta i soldi ai figli, alla moglie, non li rivede più. Florio prende Cruenzio per la cravatta, che non c'era a quel tempo, ma ce la mettiamo. Mi devi dare 300.000 sesterzi, sarebbero 40.000 euro di oggi. No, io ti ho sempre pagato. Litigano. Sì. Cruenzio viene accusato, ma non ricordo se di aver ucciso la suocera. Sì, c'è un'accusa particolare che viene fatta, viene difesa da Cicero. Da Cicero, una lì io traducevo la pro Cruenzio, a saperlo che mi dovevo ritrovare con lui. Florio va come testimone contrario, ma Cicerone nella sua abilità, cari giudici, non ascoltate Florio sterventinate perché è un imbroglione. Questo ancora aspetta i soldi, ma qui ha fatto un servizio perché ha messo delle fornaci, quello che ho io ho fra gli altri, è inutile che mi invento, la terra a noi non ce la ruberà mai nessuno, quindi tutte le altre soluzioni sono ipotetiche, sono fantasiose, noi dobbiamo saper lavorare bene la nostra terra. Però questo è importante. Due anni dopo che è venuto a Trivento, che cosa fa? Prende uno schiavo, Gnesio, lo libera e gli dà l'ordine di costruire un tempio alla Dea Diana.
Sì. Quindi abbiamo questo dato storico, 80 a.C., qui c'era un tempio alla Dea Diana, che però era in una conformazione di gradini, non era di piano come adesso. Diana chi era? Tutti, la dea della caccia, 50%. Era anche la dea della notte, sì, perché era raffigurata con la mezzaluna sulla fronte, c'è la leggenda, Apollo, il fratello, metteva sulla carrozza il sole, girava, sì, lei lava, cuce, stira a casa, arriva il fratello, gli dà la cena, prende la carrozza e gira con la mezzaluna sulla fronte. E difatti qui, se ci spostiamo, troviamo ancora due pezzettini di opus reticulatum romano, sì, proprio a forma di mezzaluna, sì, ed è il muro tipico che si faceva nel primo secolo fino al secondo secolo d.C. Abbiamo detto che il primo vescovo di Trivento viene nel 394, nel 304 viene martirizzato, però i cristiani fino allora non avevano dove riunirsi, perché c'è la persecuzione di Diocleziano. 313 a Milano, Costantino dà l'editto. I cristiani sono liberi, ma in un centro storico ristretto, dove si fanno il loro tempo? Non possono. 380, Teodosio a Tessalonica fa una legge. I luoghi che appartenevano alla religione pagana diventano di proprietà della Chiesa. I triventini, come tanti altri, a Roma per esempio nel Foro Romano, c'era un tempio dedicato a due fratelli gemelli, i Dioscuri, Castore e Pollucci. Adesso se uno va c'è una chiesa dedicata a due fratelli medici gemelli, San Cosma e Damiano. A Trivento, 380, spianano e ruotano di 90 gradi. Perché se questo lato in nord, perché la dea della notte, i primi cristiani avevano la loro, il loro altare sempre verso est. Quando domando a quelli che vengono, dici perché, dicono subito che sorge il sole, ed è vero, ma c'era anche Gerusalemme. Come i musulmani, quando pregano, si inginocchiano verso la Mecca, i primi cristiani verso Gerusalemme. Allora, questo che ho detto fino adesso lo possiamo mettere da parte, perché è l'anticamera di quello che noi abbiamo. Sì. 380, i cristiani spianano, ruotano e riutilizzano il materiale che hanno. Però questa cripta è importante per due motivi. Uno, stando qui, devo contare le navate. Avete detto la chiesa sopra è a 3 navate. Sì. Questa è a 7 navate. 7 navate. E quando chiedo ai ragazzi che vengono, è capitato 30 ragazzi di campo basso della scuola, sapete di perché l'hanno fatta a 7? Lo so io, viene uno qua. Perché? In anni di Biancaneve. Mentre dice questo, un altro lo sbatte vicino a questa colonna. Dice, no, non è vero. I colori dell'arcobaleno, la Bibbia, sì, la prima pagina della Bibbia, la creazione. Nella Bibbia il numero 7 è ripetuto un'infinità di volte. Prendiamo l'Apocalisse, 7 chiese, 7 angeli, 7 sigilli, il candelabro ebraico, sì, la menorah, 7 braccia. Certo. Quindi nella costruzione si voleva dare già un input di che cosa questa nuova religione. Sì. Teniamo presente, per quello che so io, che in Italia a 7 navate, io conosco 3 chiese, Ascoli Piceno, Sulmona, San Miniato al Monte, quello di San Miniato però del 1200, poi ce n'è una a Treveri in Germania, ce ne possono stare anche 50-100, ma è una tipologia strana, sì, perché di solito le chiese sono lunghe e strette, questa invece è corta e larga. Sì. Secondo motivo per cui la cripta di Trivento è importante, guardiamo le colonne. Sì. Le colonne sono di due tipi, o quadrati, sì, o rotonde. Oppure rotonde. Queste quadrate nel Tempio Romano erano o gradoni, pensate qui, ci sono i buchi dove mettevano le grappe di ferro per mantenere. Se andate alla chiesa del Frosolone, a Santa Maria Assunta, ancora sui gradini si vedono
i pilastri mantenuti da questo. Invece c'è un'altra colonna dove i buchi sono posti in questa posizione. Perché? Le cerniere delle porte. Sì. Cioè qui ci mettevano il piombo e quella poteva. Allora, queste colonne sono state messe tutte accoppiate indifferentemente, sì, perché il Tempio romano aveva solo la colonna rotonda, ma tutte le colonne rotonde che vediamo sono state messe, ecco, ricordate la lapide sopra. Sì. Questo è il capitello. Al contrario. Al contrario. Sì. Queste, se vediamo il Pantheon, la colonna è larga e stretta. L'architetto mi dice scarica bene il peso. Sì. Questa invece è larga e stretta. Sì. Non è non architettonicamente è perfetta, no, però simbolicamente efficace. Perché il Triventino che nel 380 e dopo veniva dal Vescovo, mi voglio battezzare. Che diceva il Vescovo? Quello che mi dicevano i professori quando ero piccolo, i genitori. Guarda, quante cagna la coccia. Cioè, quando modifichi il tuo modo di agire, i romani, la guerra, la rapina, le cose belle della Grecia se le sono portate tutte a Roma, la schiavitù, il Vangelo, pace e fratellanza, anche se noi nel corso dei secoli ne abbiamo fatto di tutti i colori, però il Vangelo è quello. Allora il Vescovo dice, se tu cambi, io ti accolgo. Certo, secondo motivo, in quegli anni c'erano i martiri. Chi erano i martiri? Quelli che della religione non strappavano nemmeno una regola, nemmeno un comandamento. Noi siamo abituati a fare misto fritto di tutto, però i valori spirituali, sì, sono superiori, certo, sono imprescindibili, non si possono toccare. Terzo motivo, ci dobbiamo ricordare i gladiatori. Ammettiamo che io lotto con un altro, questo mi atterrava, non mi poteva immediatamente uccidere, doveva aspettare il segnale dell'imperatore o del popolo. Il segnale, ecco qua, pollice verso. I cristiani che prima erano perseguitati, dopo erano liberi, con Teodosio, padroni del suolo sacro dei pagani, hanno fatto pollice verso al paganesimo. Quindi questo simbolo è stato ripetuto anche sopra. Sì, ci troviamo. Devo fare una precisazione, non l'avrei detto 380, però 380 era cielo aperto, cioè aveva gran parte dei muri liberi, sì, a furia di prendere acqua, vento, non c'era questo soffitto, c'era probabilmente una trabeazione orizzontale. Nel 680-720 muro perimetrale e questa volta a crociera. Sì. Qui invece ci troviamo con quello che ho detto sopra. 1743, il vescovo che porta l'altare monumentale ha abbattuto l'abside, sì, e fino a 30 anni fa qua c'era un muro diritto. Le belle arti, l'unica cosa buona che hanno fatto qui è stato proprio, avendo trovato dietro le fondamenta dell'abside originale, l'hanno ricreato però in tonaco e mattoncino per indicare che è materiale moderno. Certo. Al centro vediamo questa lunetta, sì, che rappresenta la Santissima Trinità al centro. Dio Padre che sostiene Gesù e ce lo presenta sul petto lo Spirito Santo, la Santissima. Cioè, gli studiosi, o alcuni studiosi, mi dicono che nel 1200, io chiedo perché, guarda il crocifisso, c'è cioè il collo diritto e gli occhi aperti. Fino al 1250 in Occidente Gesù era sempre rappresentato vivo, risorto. Se noi prendiamo il crocifisso di San Damiano che parla a San Francesco, sì, ha gli occhi aperti. Stranamente, i francescani dal 1250 in poi hanno diffuso il crocifisso che salendo troviamo di fronte là, con la testa reclinata, quello che permette il risalto, la sofferenza di Gesù e la gravità del peccato.
Poi ci è venuto Lutero, 1500, ha detto, ma Gesù quando c'è stato sulla croce? 3 ore. Perché ce lo dobbiamo tenere? Se uno va in una chiesa protestante, trova la croce ma non il crocifisso. Non, sì. A me invece è capitata una cosa strana, mi permetto di dire. No, no, prego. Quando hanno inaugurato la chiesa nuova di San Giovanni Rotondo, io sì, non ci volevo andare, perché mi sembra più la stazione di Milano che non un luogo sacro, cioè troppo vasto, dispersivo. Però la gente ci voleva andare, non posso dire io prete non ci andiamo. Chiamo un frate e dice, per piacere spiegala tu. Quando saliamo sul presbiterio mi trovo una croce di bronzo, grande, senza il crocifisso, ma con tutti i cunei, cioè la parte finale del cono della piramide rovesciato, che è un simbolo massonico, sì, chiaramente. Padre, che è questo? Faccio io. Reverendo, non lo sa. Se chiede me lo devo spiegare. Questo l'ha fatto Gio Pomodoro. Mi scappò, non lo so come. So prete da 36 anni. Il pomodoro lo tengo uno buono in cucina. Non lo porto in chiesa. Papa Benedetto, 13-14, l'ha fatto togliere. E ci ha fatto mettere una chiesa, un altare, una croce, una croce normale. Qui ci troviamo il paradiso, quindi due angeli, sì, quando vengono gli albini dice, oh, ma in paradiso la partita 3-7, allora fa con i bambini la partita a pallone si può fare, però ai lati ci sono due pesci, sì, e uso un termine caro a Di Pietro, che ci azzeccano i pesci in paradiso. Per i primi cristiani era importante, perché i primi cristiani parlavano in greco, noi diciamo il latino, ma prima parlavano in greco. 27 libri del Nuovo Testamento, 26 sono stati scritti in greco. In greco pesce si dice ictus, messo in colonna, i Jesus, k, Christos, k, Teu, di Dio, u, uios, figlio, soter. Cioè era l'acrostico di Gesù. Ma soprattutto se uno rivede il film Ben-Hur o Covadis, due che si incontrano la prima volta. Allora immaginiamo, al tempo dell'imperatore c'è la persecuzione. Immaginiamo ieri sera Conti, non sa fare i conti per l'autostrada, no? Adiante e Benetton, allora dice, io taglio la testa ai cristiani. Noi ci siamo visti la prima volta. Sì. Possiamo parlare di cristianesimo, ma sta attento. Allora in quel film si vede che uno col bastone fa un arco, sì, sulla, e si ferma. Quello che sta di fronte, dopo un attimo, che cosa fa? Un controarco. Lo completa, completa. Cioè, il pesce. Parlano di religione, quindi è un simbolo importante. Però se torniamo a Di Pietro, mi direbbe, c'è un errore sbagliato. Sì. Cioè, la testa è delfino, ma ci sono le squame. Ma un tridentino che nel 1200 mi fa questo, prima di tutto non sa che il delfino è un mammifero, non è un pesce, non è un pesce, però chiaro, non ha le squame. Dove l'andava a chiappare? Non andava al delfinario di Rimini come facciamo al mare ogni sabato e domenica. L'ha dipinto e l'ha rappresentato in questo modo. Allora, continuando la nostra, sì, dobbiamo guardare un attimo i capitelli. Sì. È venuto qui Adriano la Regina 2 anni, sì, fa, che lavora sempre a Pietrabontana, sì, è stato a Campobasso, a, sì, Roma, lavora a Pietrabontana, ha portato degli studenti stranieri che erano, e gli ho spiegato questo. Quando ho finito ha detto, bravo, però reverendo stia attento una cosa, questi due capitelli, sì, sono del 300 avanti Cristo, il giorno dopo è venuto lui e la moglie, gli ho dovuto dare la scala e se l'è fotografato intorno. E difatti nel 293, terza guerra sannitica, Trivento già era stato distrutto una volta dai Romani. E invece le belle arti che cosa hanno fatto? Allora, 1076 la chiesa sopra, sì, dopo qui portavano i morti. Una volta che si è riempita, l'hanno murata. 1928, un vescovo passeggiando per il cortile vede una finestrella che sarebbe questa qua. Sì. Ma una finestra come questa, un vescovo non ci passa mai, perché
È abbastanza grosso. Allora ha chiamato il muratore, l'ha fatta allargare, ha detto: sono entrato in un luogo pieno di morti, di polvere e di pietre, però con la candela ho visto la pietra chiara, la pietra scura del soffitto. Ha chiamato il podestà e ha detto: oh, create una fossa comune al cimitero e portate tutti questi morti. Quando l'hanno liberato all'Aquila 1931, hanno fatto una conferenza di servizio. A Trivento abbiamo ritrovato un tempio paleocristiano, cioè uno dei primi dei cristiani. Per ricordare questi delinquenti che hanno tritato il capitello originale, questo l'abbiamo ricollato, e hanno messo questo. Se mi permettessi, io oggi, ma detto quello che del 300 anni di Cristo, voglio fare un ambone, voglio fare un altare, io levo questo, immediatamente mi arresterete. Cioè, subito. Ma mettete una lapide là vicino, lo ricordate e basta. Effettivamente è una di quelle operazioni che se lo potevano risparmiare. Qui invece abbiamo due dipinti. Sì. Tutti gli studiosi sono d'accordo, lo stile è bizantino, greco, perché? Per la frontalità dell'immagine e per la mancanza di prospettive. Quando io chiedo l'epoca, mi dicono epoche diverse, addirittura qualcuno dice 1400, Franco Valenti. Sì. Io dico, aspetta, se nel 1076 è stata fatta la chiesa sopra, queste devono essere prima del 1076, sì. Perché io oggi ho affrescato, ma ho affrescato la cupola sopra, non quelle, nessuno si immaginerebbe di venire a affrescare qui. Lo stile è diverso, certo, questo l'avrà fatto un alunno, un bambino, sembra più un cartone animato che non. Invece quello è stato fatto da un artista che sicuramente ha una manualità brillante. Sì, infatti. Poi ce n'era un altro dipinto qua, ma quando hanno fatto la cupola, per il 1913-1918, proprio per sostenere la cupola, il pilastro originale era questo, ci hanno fatto come un ferro di cavallo intorno per sostenere, e qui un bel dipinto è stato cancellato, peccato. Questo rappresenta un diacono, che potrebbe essere il primo evangelizzatore di Trivento, San Castro, mentre Valente dice che questo è San Lorenzo. Questo invece è un abate, che potrebbe essere San Benedetto, mentre chi sposta la data al 1400 dice che il Papa Celestino. Però questo simbolo fino al 1200 si trova, dopo non si trova più. Sì. Possiamo passare un momento dietro? Certo, sì. E qui vediamo la tessitura del muro, stile romanico. Allora, questa è parte delle balaustre che stiamo recuperando, questo che mette almeno salvate i capi fini, sì. Che ci sono. Queste quante di queste si sono tutte rotte perché col gelo si spaccano. Allora, qui ritroviamo diciamo qua. Le fondamenta dell'abside originale. Il muro fatto nel 1743, quando è stato fatto l'altare che ho spiegato su. Sì. Però guardate un attimo, se ci mettevamo noi due, che di edilizia non siamo pratici, quindi quel muro l'avremmo fatto un po' più decentemente. Allora, gli studiosi mi dicono questo. Quel vescovo avrà combinato due guai. Uno probabile, uno reale. Il probabile è questo. La tradizione orale di Trivento dice che il corpo di San Casto, primo vescovo, era conservato nella cripta. Questa è la base di una pietra tombale. Sì. Quindi probabilmente in questo muro al centro, tra muro interno, c'era il corpo del morto, ma quando nel 1740 hanno abbattuto qui, lì c'erano i morti,
Il muratore, se trovava la pignata con i ducati, le cose, le portava alla gara, se no, non morto, l'avrà buttato in mezzo agli altri, si sarà disperso. Questo è probabile, sì, ma gli studiosi mi dicono: guarda il muro esterno, comincia da qui e finisce là. Sì. Probabilmente è il contrafforte del muro sannitico distrutto da Silla. Allora valeva la pena conservarlo, perché vedete anche che tipi di pietre sono. Sono belle pietre grosse. L'avranno buttate e si fine. Un aneddoto. Difficile. Quei 30 ragazzi di Campobasso che vennero qua, io sto spiegando. Sì. Sta statua della Madonna era lì. Sì. E mentre spiego, un ragazzo viene e mi tira la giacca e mi dice: signore, già chiamare un prete signore, fa mi devi spiegare una cosa, dite che ti interessa. No, come fa questa signora a buttarsi in quella piscina? Cioè, tenere le mani giunte oggi non è più segno di preghiera, ma è segno di chi va in piscina e si deve buttare, cioè a casa sua probabilmente. Chi lo sa, ci stiamo benissimo. Allora, questo praticamente è il muro originario, diciamo così. L'abside, la base, le belle arti hanno fatto giustamente ricreato in modo corretto. Va bene, certo, hanno messo un po' in sicurezza la cosa. L'ultima cosa, sì. Sempre quei ragazzi di Campobasso, ritornando qua, dico, io conto fino a 10. Chi trova la colonna più bella se la porta a casa. 30 ragazzi non l'hanno trovata. 4 si mettono qua, qui quando hanno riaperto la cripta, la colonna era sottile, ci hanno messo mattoni e cemento, l'hanno rinforzata, ma noi siamo figli del cemento e andiamo. La colonna più bella è questa, che però non si nota, chi viene, lo stile è diverso da sopra a sotto, non te la fa notare. Perché poi c'è questa parte. Ecco la parte. Però mi hanno chiesto che è questa. Sì. E io non ho trovato niente, però arguisco. Su questo lato è completamente grezza, quindi doveva essere a parete. Sì. Probabilmente era il lato della nicchia della dea. Cioè noi immaginiamo la dea, una parte a sinistra, e l'altra. Nello stile romanico le colonne sono tutte diverse l'una dall'altra, non l'hanno riutilizzata. Certo. Mi chiedono però perché l'hanno messa qua? E secondo me è una colonna direzionale, cioè se io guardo la diagonale della cripta è l'angolo più bello. Se voi vedete la fuga degli archi, la pietra chiaroscura, Sì. Si fa quell'effetto mistico che ripeto non c'è a San Giovanni Rotondo. Sì. Ma qui con materiale semplice, con materiale povero, uno ritrova. Cioè uno appoggia proprio la macchinetta qua, orizzontale e verticale. Sì, è vero. È molto particolare. È molto bella. Sì. È da visitare. È da visitare, da contemplare. Da anche un po', Don Mimì, non so se condivide. Ti immergi in un luogo come se arriva la pace, arriva la serenità. Esatto. Noi che andiamo correndo, scappando, sì, da parte dell'altra. La parte del silenzio, no? Che ti fa ritrovare. Ma che l'uomo deve ritrovare, perché sì. Solo lì ritrova la propria dimensione. D'accordo. Non si ritrova nelle cose moderne. Allora, chiudiamo anche qui con un invito alla visita, insomma, perché dovrebbero venire le persone a fare anche un bel percorso. Adesso. Per esempio, vi ho detto di quel Florio, se sì. Uno è stato a Canneto, quella villa romana che è a fianco a San Giovanni, è della famiglia Florio. Se voi pensate, il campanile di Canneto, su questo lato, la facciata è questa della chiesa, su questo lato comincia Florio Erbole. Nella lapide romana,
Quindi c'è un percorso a ritroso da fare, da Trivento è andato a Fontanella, uno che passa a Canneto, dopo che è stato a Canneto, passa a Trivento, può andare a Pietramontana, può andare ad Agnone. Sì, ricostruire, so, poi collegamenti. Al posto di andarcene nei centri commerciali la domenica, a perdere tempo e a perdere denaro, almeno facciamo un po' di cultura. Ha ragione. E recuperare i valori, i tesori che ci sono stati e che i nostri padri ci hanno lasciato. Noi che lasceremo ai nostri nipoti? Cosa lasceremo? Molto poco probabilmente. Va bene, allora ci salutiamo. Grazie di nuovo per l'ospitalità. L'emittente tanto prezioso in questi mesi della pandemia è stato capace di allargare l'orizzonte, il vescovo è stato visto, apprezzato, sentito da tutte le parrocchie, quindi vi ringrazio, un servizio veramente prezioso che ci avete fatto e continueremo a collaborare. E siamo noi che ringraziamo voi anche perché ci permettete di scoprire noi stessi alcune situazioni preziose per quanto ci riguarda e però poi insomma diamo anche il senso a divulgare quella che è un luogo che deve essere assolutamente visitato. Quindi io rinnovo l'invito ai nostri telespettatori a venire a Trivento, dove sarete ben accolti da Don Domenico. Sì, chiedono di me, scendo e spiego. Però c'è il nostro dovere, tramandare la cultura, esatto, arricchire gli animi di quei valori che sono imprescindibili nella vita moderna, perché non li ricuperiamo da nessun'altra parte.